Aerografare. Facile a dirsi. La scelta del colore giusto può farci diventare matti e risvegliare il Super Saiyan di 78esimo livello che c'è in noi. Oggi faremo un po' di chiarezza sull'argomento. Ricordatevi di iscrivervi al canale se già non lo avete fatto, lasciare un like e condividerlo con gli amici. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Alcazand. In questo video parleremo dei colori per aerografo. Iniziamo dicendo che non tutti i colori sono uguali perché non tutti i loro utilizzi sono uguali. Differenze ce ne sono tantissime, anche perché ne troviamo di trasparenti, opachi, metallizzati, perlati, candy, fluorescenti, seppia. Potremmo andare avanti veramente all'infinito. Prima di cominciare ricordatevi che i colori che sto per menzionare non sono adatti agli alimenti, quindi se dovete decorare torte, biscotti o comunque qualsiasi cosa che si mangia, comprate i colori alimentari apposta, perché se no poi morite e non è bello, ecco, diciamo. In linea molto generale possiamo distinguere i tipi di colori dalla loro struttura chimica. Non spaventatevi, non serve avere le conoscenze chimiche di questi due signori, dovete solo sapere che un colore è formato sostanzialmente da due parti: il pigmento, cioè la componente che dà la tonalità al colore, e il diluente, che è la parte che si lega al pigmento e ci dà la fluidità desiderata. Sulla base del diluente distinguiamo due tipi di colore più utilizzati: i colori all'acqua e i colori a solvente. I colori all'acqua che usiamo in ambito modellistico, ma anche in altri campi, comunque, come ad esempio la pittura su tela o su tessuto, a dispetto del nome, il loro diluente è l'alcol isopropilico. Lo trovate anche ad esempio in farmacia o comunque trovate il diluente specifico per quella marca. Io vi consiglio di usare l'alcol isopropilico diluito con dell'acqua distillata o al limite del Glassex, quello per i vetri, purché sia la versione trasparente, cioè quella non colorata di azzurro, piuttosto che, perché poi rischia di contaminare il colore. I colori a solvente, ecco, questo già è un argomento un po' più ostico. I colori a solvente hanno come diluente la nitro. Hanno tendenzialmente colori più brillanti e scorrono molto molto meglio nell'aerografo. Il loro maggior difetto, purtroppo, è che rovinano le guarnizioni degli aerografi economici. Quindi per usarli dovete avere aerografi con delle guarnizioni in teflon. Purtroppo le guarnizioni in teflon si trovano in aerografi di fascia medio-medio-alta. Li si usa di solito nel campo della carrozzeria, come ad esempio le customizzazioni delle Harley, quando vedete le aerografie sui serbatoi, sui caschi, anche se ho visto caschi fatti con i colori all'acqua che sono altrettanto validi. Casomai lasciate un commento qui sotto se volete un video comparativo tra aerografi di fascia bassa e aerografi di fascia alta. Una cosa che mi preme dirvi subito è che spesso le aziende producono delle linee di colori già pronti per l'aerografo, tipo la serie Air della Valeo. Sono tutte balle, nel senso che in un modo o nell'altro questi colori andranno comunque diluiti. Non usateli mai puri al 100%, ma diluiteli un po', perché l'aerografo ha sempre questo difetto di non lavorare bene con colori troppo densi. Una volta addirittura i colori si filtravano con le calze di nylon da donna. Adesso sono un po' più moderni, i pigmenti sono molto più fini, sono anche meglio diluiti, quindi un'altra storia. Però diluiteli sempre, anche se sono di colori specifici per l'aerografo, mi raccomando. Ecco, a tal proposito, molti pensano che diluire i colori sia una scienza esatta. Non è proprio così. Dovete procedere a fare sempre delle prove. Se voi mettete sempre prima il diluente, poi il colore, mischiateli tappando, come ho fatto vedere nel video della pulizia dell'aerografo, tappate, date un po' di aria, fate bollire il colore all'interno della coppetta e poi provatelo su un foglio di prova. Se vedete che il colore si spalma, fa tipo i ragnetti, si dice, in quel caso è troppo diluito. Se vedete invece che il colore spara fuori dall'aerografo, oppure è un po' granuloso, un po' brutto, in quel caso è troppo poco diluito. Dovete trovare voi un equilibrio, anche perché ogni colore è diverso. Ma non ogni marca, ogni colore nello specifico. In sintesi, trovare una diluizione perfetta richiede solamente esperienza e prove. Per questo video sui colori è tutto, ci vediamo alla prossima, bye bye!